Magico nuovo? Ma evidentemente Grillo ha capito che c'è bisogno di una struttura. Ora sui nomi io non discuto, non voglio neanche dire nulla in questo momento. Ha capito che c'è bisogno di una struttura, registro il fatto che non siamo passati per l'ennesima volta con una decisione assembleare per poter definire le persone che eventualmente comporranno questa pseudostruttura. Ora insomma prendo atto di quanto appena letto dal blog di Grillo. Questo però significa che l'ognuno vale uno, cioè uno vale uno, non esiste più. Beh, questo mi pare evidente. Grazie. Quindi. Da oggi il movimento diventa un partito, nasce una struttura gerarchizzata. Oddio, l'ho detto prima, non è che nasce una struttura gerarchizzata, ci sono delle persone che evidentemente insomma hanno fatto anche il bene del movimento. Queste cinque persone che io ho letto sul blog sono sicuramente degli ottimi deputati e degli ottimi movimentisti, per così dire. E quindi ragioneremo anche questo, anche su questa cosa in assemblea mia. Secondo lei quindi è un passo avanti questo rispetto a prima? Beh, è un passo avanti, politicamente questo è un passo avanti sicuramente. Secondo me bisogna dar fiducia a questi cinque ragazzi, noi siamo come dei genitori che dobbiamo permettere ai ragazzi di 18-20 anni di prendersi poco alla volta le loro responsabilità. La vita non è una cosa semplice. Il passaggio di testimone a queste cinque persone che lui ha scelto. Sì, penso che lui l'ha fondato e abbia il giusto diritto di dire a chi delegare queste scelte. Voi siete contro le liste bloccate, questo è un listino bloccato, sono cinque nomi che gli iscritti possono approvare o disapprovare. Quando ci sarà qualcuno che si vorrà lamentare, potrà andare anche in Campania, a casa di Roberto Fico, Carla Ruocco, Carlo Sibiglia e gli altri.